Mi collego con la spiegazione davvero egregia del dottor Spataro per arrivare dall'infiltrazione, il radicamento al nord fino ai nostri giorni. Abbiamo letto proprio pochi giorni fa degli arresti a Milano collegati con l'Expo, oltre alle indagini che vi sono. Ecco, secondo lei, dottor Caselli, è stato fatto tutto il possibile per quanto riguarda l'Expo e anche altri grandi appalti a Milano? E poi anche vorrei darle spazio, collegandosi anche a quanto detto dal dottor Spataro sull''Ndrangheta al Nord, anche per commentare per quanto ovviamente è di sua competenza anche la realtà più vicina a noi. Grazie. Prima di rispondere a questa domanda, però, vorrei agganciarmi all'intervento, non lo dico per piaggeria, davvero molto incisivo, molto ben articolato di Elia Minari. Il silenzio. Cosa si può aggiungere? Poco. Si può aggiungere, per esempio, che la forza delle organizzazioni criminali sta nel loro interno. Sono bande di gangster ben strutturate, potenti, spietate, feroci, molto ricche. Ma oltre a questa forza interna, hanno una forza che sta al di fuori delle organizzazioni. E la forza esterna alle organizzazioni può essere collusione, complicità, quelli che si vendono le mafie per interesse, ma un rafforzamento esterno all'organizzazione sta nel silenzio, che può declinarsi come indifferenza o addirittura come negazionismo. Dire che non è un problema sul proprio territorio o in generale, dire che magari c'è qualcosa, ma non è sufficiente per occuparsene più di tanto, ecco, varietà di negazionismo. Perché questo atteggiamento di silenzio, di indifferenza o di negazionismo, che è purtroppo abbastanza diffuso? Innanzitutto ci sono dei precedenti storici molto, molto clamorosi. Guardate, voglio leggervi una citazione, e chi non avesse mai incrociata potrei sfidarlo a indovinare di chi siano queste parole. Sono sicuro di vincere la scommessa. La citazione è questa. Si è detto che la mafia disprezza polizia e magistratura. È una inesattezza. La mafia ha sempre rispettato la magistratura e la giustizia e si è inchinata alle sue sentenze e non ha ostacolato l'opera del giudice. Nella persecuzione dei fuorilegge e dei banditi, la mafia ha addirittura affiancato le forze dell'ordine. Oggi si fa il nome di un autorevole successore, siamo a metà degli anni 50, il nome di un autorevole successore nella carica di capo, tenuta da Don Calogero Vizzini, capo della consorteria occulta. Possa la sua opera essere indirizzata sulla via del rispetto delle leggi dello Stato e del miglioramento sociale della collettività. Altro che negazionismo, altro che silenzio, altro che indifferenza, esaltazione della mafia come valore positivo, come confraternita di benefattori, di operatori sociali assolutamente da salutare con favore. Beh, se fosse uno che queste cose le dice al bar davanti a un buon bicchiere di vino, può capitare. Ma innanzitutto non sono parole, ma sono cose scritte. E scritte su una rivista giuridica. E sapete da chi? Non, se non lo sapete non lo indovinereste mai. Da un signore di nome Giuseppe Guido Lo Schiavo. Cos'era questo signore?
nella sua vita professionale. Il procuratore generale della Corte di Cassazione, il più alto magistrato d'Italia dell'epoca. Allora ci sono dei precedenti, non è mal comune mezzo gaudio, sia chiaro, ecco, ma ci sono dei precedenti che danno da pensare tanto quanto l'attualità. E poi c'è un limite culturale dal quale non riusciamo a liberarci. E chi dice che parlare della mafia è peccato, o addirittura, lo dicono, lo dicevano molti preti, oppure dice che parlare della mafia rovina l'economia, rovina l'immagine di questa o quell'altra regione, soffre e non se ne rende conto di un limite culturale terribile, che è quello di concepire la mafia esclusivamente in termini di ordine pubblico. In parole povere, grossolane, scusatemi, se ammazzano, se il sangue scorre per le strade, allora ci sono. Se non c'è sangue che scorre per le strade, o non ci sono o non sono un problema. La mafia come problema esclusivamente di ordine pubblico, mentre non è un problema soltanto di ordine pubblico, è un problema sociale, un problema politico, un problema economico. Ed è indiscutibile che sia così, ma negare che della mafia si possa anche soltanto parlare perché si rovina l'immagine è attribuire alla mafia soltanto la veste che pure hanno di gangster, senza tener conto di tutto il resto. E poi profilo economico. Il profilo economico è molto importante e di questo parlerò provando a rispondere alla domanda. I mafiosi sono purtroppo per noi, purtroppo lo vedremo per la nostra economia, molto ricchi. Perché ogni giorno le tantissime attività illecite che pongono in essere come organizzazione criminale, traffico di droga, traffico di armi, traffico di rifiuti tossici, oggi anche traffico di esseri umani, appalti truccati e via seguitando, usure, estorsioni, riempiono quotidianamente sempre di più il portafoglio dei mafiosi. Ma è denaro sporco che il mafioso non si può godere finché è sporco. Perché se lo spende, facile che si risalga all'origine criminale e quindi il mafioso può subirne le conseguenze penali. Allora per godersi questo denaro, il mafioso lo deve ripulire, lo deve riciclare. E la chiave di lettura di tutte le cose che stiamo parlando, di cui stiamo parlando questa sera, anche l'espansione delle mafie al nord e il loro consolidamento al nord e nel centro dell'Italia, ha una chiave di lettura, ne ha tante, una chiave di lettura principale che si chiama appunto riciclaggio. Saltiamo subito ai giorni nostri, come Elia, formulando la domanda, ha voluto giustamente fare. Se io, oggi come oggi, io mafioso, voglio ripulire il mio denaro sporco per potermelo godere, investendolo in qualcosa, dove vado a fare questi investimenti? Non in un deserto, dove di denaro non ce n'è, perché mi beccano subito. Vado dove, nonostante la crisi economica, di denaro ne circola ancora abbastanza. Abbastanza perché il mio denaro sporco possa confondersi, mescolarsi con quello pulito, e così la mia operazione di riciclaggio possa, abbia almeno più probabilità di andare a buon fine. E allora, se le cose stanno così e stanno così, dove vado io a riciclare oggi come oggi? Io mafioso, principalmente, vado nel centro e nel nord dell'Italia. Stupirsi dell'espansione mafiosa, della presenza mafiosa nelle regioni del centro e del nord del nostro paese è stupirsi che la pioggia bagna. Non bisogna stupirsi se la pioggia bagna, bisogna aprire l'ombrello. Ombrelli che molte volte non sono stati aperti a sufficienza da tutti coloro che magari ce l'avevano in mano, avrebbero dovuto adoperarlo per riparare se stessi e la collettività dall'infradiciamento mafioso. Ma riciclaggio significa investimenti, e siccome sono molto ricchi, investimenti diffusi, cospicui, articolati, al punto che oggi sempre più frequentemente si parla di mafia liquida, cioè sul versante economico una mafia che come l'acqua tende a penetrare, e purtroppo molte volte ci riesce, dappertutto, come l'acqua. E quindi ecco che
gli investimenti del mafioso che ricicla possono investire, obiettivamente investono un po' tutti i settori. Alcuni li ha già ricordati Armando Spataro molto puntualmente. Il gioco d'azzardo legalizzato, le slot machine per intenderci, l'edilizia, il turismo, l'attività alberghiera, l'agroalimentare in tutte le sue articolazioni, produzione, distribuzione, ristorazione, il commercio, i rifiuti, ancora una volta puntualmente ricordati già da Spataro, gli appalti, anche gli appalti relativi alle grandi opere. Circola per quanto concerne le grandi opere, TAV, Expo e via seguitando, tanto di quel denaro che sono un po' come il miele per le api, le grandi opere. E poi però i mafiosi li troveremo non tanto per l'appalto in sé per sé considerato, quanto piuttosto per i subappalti, che sono altrettanto redditizi e che sono, se non monopolio, terreno privilegiato di intervento delle cosche o comunque delle ditte che alle organizzazioni mafiose possono essere ricondotte. Questa è la realtà. Ma perché questa espansione? Perché questa mafia liquida che ha toccato, può toccare anche l'Expo, non c'è dubbio, non ho titolo né ruolo per aggiungere niente di più di diverso, perché so quello che tutti quanti sappiamo leggendo i giornali dell'Expo e delle eventuali responsabilità di questo e di quello, della presenza poco o tanta di organizzazioni criminali, non so nulla se non quello che ho letto e abbastanza, diciamo così, sommariamente sui giornali. So però, l'esperienza ce lo dice, la stessa esperienza di Armando Spataro sicuramente, che questo progressivo incremento dell'economia illegale, questo crescere in potenza economica delle organizzazioni criminali mafiose, ha le sue ragioni molto precise. E sono i vantaggi di cui l'imprenditore mafioso gode rispetto all'imprenditore onesto. Il mafioso che voglia fare impresa economica commerciale, chiamiamolo imprenditore, rispetto all'imprenditore onesto ha dei vantaggi, ripeto. Primo, denaro a costo zero. Il mafioso, l'abbiamo detto prima, è ricco di suo, ogni giorno di più. Se vuole intraprendere una qualche attività economica commerciale non ha bisogno di andare in banca a farsi prestare dei soldi. Denaro a costo zero non è un vantaggio da poco, è un vantaggio consistente. E non è l'unico. Siccome il mafioso è ricco, già ricco di suo, se intraprende una qualche attività economica commerciale non ha bisogno di guadagnare subito altro denaro, di produrre altri profitti, è già ricco. Nel medio, anche lungo periodo, può stare in stand by, alla finestra, vedere come vanno le cose, cercare di conquistare il mercato, pezzi di mercato, mentre la concorrenza onesta, pulita, non può permettersi questo lusso. Deve guadagnare, e deve guadagnare in fretta, perché altrimenti non sopravvive. Poi il mafioso non è mica mafioso per niente, proprio perché è mafioso delle regole sindacali o delle regole che tutelano la sicurezza sui posti di lavoro, non sa che cosa farsene. Se gli altri le rispettano così e così, lui cercherà di rispettarle ancora di meno, per non dire niente. E finalmente, è nel DNA di tutti i mafiosi, se ci sono problemi, problemi con i fornitori, problemi con i clienti, problemi con la concorrenza, problemi con le maestranze, problemi di qualunque natura, il mafioso sa bene come risolverli, sa bene quali scorciatoie percorrere per risolverli, magari senza farsene accorgere, magari sott'acqua, in maniera da non attirare l'attenzione e poter conseguire più facilmente l'obiettivo che si prefigge. Ma le scorciatoie sono la suggestione, l'intimidazione, le minacce, la corruzione, se necessario, extrema ratio. La mafia è violenza, ma non violenza tutte le volte che frulla per la testa. La violenza è un'extrema ratio, ma se necessario, estrema ratio, anche la violenza, anche nelle forme estreme. Mettiamo insieme questi quattro vantaggi e allora è facile arrivare alla conclusione, purtroppo, che l'economia illegale sta sempre di più
permeando di sé l'economia pulita, si sta impadronendo di settori sempre più vasti, ampi dell'economia pulita, che ne risulta avvelenata, inquinata, intossicata. Le regole di funzionamento del mercato, le regole di funzionamento della libera concorrenza, non sono più quelle. Hanno subito, stanno subendo una mutazione genetica. Altro che parlare di mafia danneggia l'economia, danneggia l'impresa. Non parlare di mafia significa subire passivamente questa crescente situazione di inquinamento dell'economia normale, che significa poi impoverimento della collettività. Perché se l'economia non funziona, almeno tendenzialmente, cercando l'interesse degli imprenditori, ben inteso, ma anche l'interesse generale, è un'economia tarocca per quanto riguarda l'interesse dei cittadini, il nostro interesse. È un'economia che prima o poi ci farà stare ancora peggio di quello che invece capita. Finisco dicendo che qualche studioso, direte dei più spregiudicati, può darsi, però è una ipotesi di lavoro che sta prendendo piede, perché è formulata da studiosi magari spregiudicati, ma sicuramente di grande livello, ed è una teoria secondo cui lo scopo ultimo della mafia, delle mafie, per quanto riguarda il profilo economico, è quello di creare situazioni di monopolio. Ho detto prima, il mercato, la concorrenza, alterati per quanto riguarda le normali regole di funzionamento, avendo come obiettivo finale, ultimo ancora, lontano da venire, ben si intende, ma questi sono criminali che hanno delle strategie, non sono persone che improvvisano. Situazioni di monopolio, per di più caratterizzate dall'assenza delle relazioni sindacali e dalla presenza di una possibilità di fare ricorso alla forza. Un monopolio forte allora, un monopolio robusto, che potrebbe addirittura avere come interfaccia lo scopo, la finalità, l'obiettivo di diffondere in giro l'opinione che stare con la mafia conviene. Ecco, sarebbe micidiale se questo scopo fosse conseguito. Quindi altro che non parlarne, altro che stare zitti perché si danneggia l'immagine, si danneggia l'economia. È bestemmia sostenere questa tesi. A parte che, consentitemi una nota polemica, già qualcuno l'aveva autorevolmente sostenuta. Quando impazza sugli schermi televisivi la piovra, qualcuno di molto autorevole e prestigioso, con incarichi istituzionali elevatissimi, ha detto basta con queste cose che danneggiano l'immagine dell'Italia nel mondo. Come gli struzzi, ecco, non si fa così. Grazie.